ragazzi, buongiorno, bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, nel primo commento trovate team maglie calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini. Oh ragazzi, è un po' di tempo che non ci vediamo, quasi una settimana. Purtroppo in questa settimana ho avuto veramente tante cose da fare, sono stato veramente molto impegnato. Ma siamo tornati e andiamo subito a discutere degli ultimi avvenimenti. C'è stata una partita che ha visto un Milan nel primo tempo veramente quasi disastroso, ma è da imputare comunque ai carichi di lavoro, ai tanti giocatori appena arrivati che hanno comunque veramente appena iniziato a giocare. Poi quando sono entrati quei giocatori che ha un po' più di tempo che stanno lavorando, vedi Yassin Adli, tutto è cambiato. E ragazzi, io penso che nella partita abbiamo visto andare sugli scudi veramente un giocatore che in questo momento sta dimostrando di essere eccezionale, ovvero Yassin Adli, ragazzi. E un giocatore veramente che a livello qualitativo è fenomenale, è fortissimo, ha un'intelligenza tattica che io veramente ho visto poche volte. E io sono convinto, ragazzi, che questo giocatore possa trovare il suo spazio fin da subito nella rosa del Milan, a discapito di un Brahim Diaz che veramente, ragazzi, io ho veramente seri dubbi su questo giocatore. Inizio ad avere veramente dei dubbi importanti su questo giocatore, un giocatore che non riesce a entrare negli schemi tattici di Stefano Pioli, un giocatore che non riesce a dare il suo contributo, ma nemmeno se lo spingi a darlo, nemmeno se lo butti dentro al progetto, nemmeno se veramente è un giocatore che secondo me in Italia può dar veramente poco. E probabilmente è per quello che il Milan continua ad andare su De Ketelaere. Ragazzi, io continuo, mi è venuta in mente una cosa negli ultimi giorni, perché è vero non ci sono stato, però il Milan l'ho continuato a seguire, ho continuato a guardarlo. Secondo me questo De Ketelaere inizia a servire veramente poco. Inizia a servire veramente a poco, perché un Yassin Adli così, secondo me, è un giocatore che sulla tre quarti può già fare la differenza. Può fare la differenza perché, a differenza di quello che abbiamo visto nella scorsa stagione, Yassin Adli è un giocatore che è il giocatore che mancava. È il giocatore che avevamo perso nella stagione prima con Acancianoglu. È un giocatore che riesce a fare da raccordo fra centrocampo e attacco, ma è anche quel giocatore che riesce a darti l'ultimo passaggio, l'ultima idea, un giocatore che veramente a me in questo precampionato è forse quello che sta piacendo più di tutti. Ora, De Ketelaere è un giocatore che dovrebbe andare anche lui a ricoprire quella zona di campo e secondo me in questo momento il Milan potrebbe virare su altri giocatori, ad esempio un giocatore da mettere sulla destra. E io torno a ripetere, secondo me, ma io questo l'avevo già detto un po' di tempo fa, quando tutti mi dicevate De Ketelaere, De Ketelaere, De Ketelaere, io avevo detto che secondo me il Milan poteva lasciare stare De Ketelaere e buttare tutto il suo tempo, i suoi soldi su Akinfee, perché secondo me la destra è il ruolo che va sistemato. E continuo a pensare questo, e secondo me De Ketelaere non è un giocatore giusto da mettere sulla destra, è un centrale. De Ketelaere gioca sulla tre quarti, non sulla destra, non ha il passo per giocare a destra. Poi se vuoi idee anche sulla destra sono d'accordo, ma secondo me l'esterno destro del Milan deve essere un attaccante fatto e finito, e Hakim Ziyech secondo me è il giocatore ideale. Io ora, ragazzi, so che vado un po' controcorrente perché ormai tutti vi siete buttati su questo De Ketelaere. Io continuo a ripetere che per quanto forte sia, per quanto sono d'accordo col Milan che va preso un altro giocatore sulla tre quarti, però io mi butterei su un altro profilo, anche perché non lo so, io continuo a pensare che Yassin Adli sia veramente un giocatore che nell'arco della stagione diventerà importantissimo, ma veramente importantissimo. Ragazzi, su altri
sul resto del mercato c'è Tanganga che veramente piace alla società, si sta provando a portarlo a Milano, ci sono molte voci importanti sul giocatore, adesso cercherò, visto che sono tornato attivo, cercherò di scoprire bene quello che sta venendo fuori. Come vedete ho una mano abbastanza infortunata, sono un po' conciato così, ho avuto un po' di problemi ma si sono risolti, sono abbastanza rovinato, come vedete, non si vede. E niente ragazzi, quello che volevo dire sul Milan è questo. Sulla partita contro lo ZT, contro la ZTL, l'ho detto all'inizio, il Milan è partito veramente male, giocatori molto stanchi, giocatori che non avevano gamba, giocatori che non riuscivano a correre. Poi insomma è entrato Adli e ha cambiato la partita, e questo è un dato di fatto ragazzi, quasi la riprendiamo, ma non è il risultato che conta in queste partite. Io ho visto i commenti di qualcuno, veramente alcuni di voi sono imbarazzanti, cioè come fai ad andare in un amichevole contro una squadra come la ZTL, qua come si chiama, ad andare a commentare il risultato? Ragazzi siete proprio lì messi apposta per rompere i coglioni, cioè veramente non, alcuni di voi non servono proprio a niente, cioè commentare un 3-2 in una partita amichevole contro, dai veramente siete veramente fini a voi stessi, cioè servite veramente a poco, non date un contributo importante al Milan o al parlare di Milan, date un contributo importantissimo all'ignoranza che gira intorno al calcio, e il commentare un risultato è parte dell'ignoranza di molti tifosi. Ora ragazzi, aspettiamo la partita, le prossime partite amichevoli, sicuramente arriveremo alla partita contro l'Olympique Marsiglia e contro il Vicenza, sicuramente più sciolti, pronti per il campionato. Ci ricordiamo che anche nella scorsa stagione abbiamo fatto la prima partita a Nizza molto bene, poi avevamo vinto, però avevamo giocato molto male nella seconda partita amichevole. È un po' quello che sta succedendo, Stefano Pioli l'ha ribadito, la preparazione sarà molto simile a quella fatta nella scorsa stagione. Attenzione ragazzi, perché il campionato sta per incominciare, ci avviciniamo sempre di più, io direi che sia il caso che i tifosi si raggruppino intorno alla squadra e inizino a pensare a quello che è il campo, non alle chiacchiere di calciomercato e alle altre cose, perché in questo momento la squadra può scendere in campo con i suoi elementi e vincere tutte le partite come abbiamo fatto nella scorsa stagione. Non abbiamo niente di meno rispetto agli altri e forse abbiamo qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione, l'aver vinto il campionato, e questa è una cosa importante, ricordatevela sempre. Vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rosso nero. Scusatemi se non ci sono i cori all'inizio, però non è periodo di cori, ve lo posso assicurare. Ciao a tutti.